Ciao a tutti, buonasera. Incontro molto interessante stasera, il quarto dell'Arcobaleno, incontro con l'autore, abbiamo Angie Mugliari, quindi grazie, è venuta da Roma qui per noi. E parleremo di un tema che tocca molto a fondo un po' tutti, da seconda generazione. Abbiamo già parlato durante il primo incontro dell'Arcobaleno, seconda generazione, questa tematica è sentita molto dalle persone che vivono qui, che hanno figli, che sono di etnie diverse, si fanno molte domande sul futuro dei loro figli e su quello che significa per loro essere stranieri qui, essere stranieri a casa. Aggiungo poco altro, lascio parlare a chi è molto più esperto di me nell'argomento. È un piacere innanzitutto averti tra noi e le cose che questa sera ci racconterà, comunque sarà un racconto di un pezzettino di vita, se vogliamo, delle tue esperienze, sono storie che non sono raccontate per sentito dire, ma perché vissute in prima persona e quindi hanno una doppia valenza sotto il profilo personale, ma anche sotto quello sociale, perché insomma in qualche modo vivi anche in una città come Roma, che è una città cosmopolita, una città dove le etnie sono molte, dove l'integrazione, se si può parlare di integrazione, è già alla seconda generazione, perché comunque mentre da noi il fenomeno dell'immigrazione è arrivato soprattutto nel basso veronese, è arrivato da qualche decina, forse 15 anni, in una città come Roma invece si tratta di fenomeno ormai di lunga durata, dove c'è una certa memoria storica e dove si sono già formate dei gruppi di etnie che tentano di far vivere le loro tradizioni e le loro storie di vita del paese d'origine. Io avevo piacere innanzitutto che fosse Angie per prima a farci un suo breve cenno biografico e poi dopo da qua magari cominciamo qualche riflessione un po' più accurata. Prego. Allora, insomma, vi ringrazio dell'invito, ovviamente di partecipare a questa serie un po' e confesso subito che ho fatto parte anch'io degli scout, quindi mi fa piacere vedere. Dunque, io sono arrivata nel 78 a Roma, sono del 72, quindi insomma avevo 4 anni, e con i miei genitori ovviamente, e tant'è che mia sorella, piccola di me, è andata. Quindi nel 78, immagino, insomma, non so se da quando era nato, Roma, come me la ricordo io, e l'Italia erano piuttosto diverse. L'immigrazione era un qualcosa di, insomma, recentissimo. I primi ad arrivare furono i somali, però tutti, insomma, perché appunto c'era stata prima la colonizzazione, e poi il protettorato, insomma, una serie di fatti storici, questioni storiche per cui i somali arrivavano in Italia come prima tappa, perché conoscevano l'italiano, visto appunto che c'erano state delle scuole italiane in Somalia. C'era stata una colonizzazione a tutti gli effetti, con tutto quello che portava alla colonizzazione. E poi all'inizio degli anni 70 la prima immigrazione proprio in Italia, soprattutto a Roma, è stata delle capoverdiane, che sono state le primissime, sì, esatto, le primissime golf, sì, badanti, badanti libera. Nello stesso periodo un'immigrazione particolare di africani
che venivano a studiare soprattutto medicina e qualcuno architettura, con delle borse di studio insomma, prevalentemente religiose, no? Quindi partecipavano a medicina, soprattutto a gemelli, a bambini Gesù, insomma, che sono gli ospedali ospedali per la chiesa, esatto, del Vaticano. E quindi la prima immigrazione, diciamo così, a Roma e anche in Italia, diciamo, fondamentalmente è di questo tipo. Ed è soltanto, insomma, alla fine degli anni 80, inoltrati, insomma, negli anni 80, che comincia la vera. Se consideriamo che in Italia l'immigrazione arriva agli anni 50, alla fine degli anni 50, lo scarto temporale è limitatissimo. Quindi proprio, diciamo che il primo elemento importante è questo, secondo me, cioè che non c'è stato tempo di metabolizzare un po' questo passaggio. E appunto io cresco questi anni 80, insomma, adesso sono mitizzati, non so, perché ogni tanto sento queste cose, ma erano fantastici gli anni 80. Beh, non potremmo parlare se c'è fantastico, però andiamo fuori tema. Mi sento un po'. E in questi anni 80 che succede? Vi parlo di Roma ovviamente perché ho vissuto a Roma. Io andavo in una scuola, allora io abitavo e abito, insomma, più o meno abito ancora in questo quartiere, ma in un'altra parte, però questo quartiere che è molto popoloso, negli anni 80 era anche molto popolare, e in questo quartiere eravamo tre negri in tutto. Nella mia scuola, che era una scuola enorme, insomma, c'erano appunto medie, elementari, medie, insomma tutto il percorso obbligatorio, ero l'unica. Poi abbiamo uno scatto di 7 anni io e mia sorella, per cui ad un certo punto, insomma, ci siamo come dire incrociate, no? E quindi eravamo in due. E potete immaginare un impatto di questo tipo, cioè appunto su una popolazione di centinaia di alunni, la presenza di una o due straniere è un qualcosa di estremamente tipico, soprattutto se poi nessuno può riportare un'altra esperienza di questo tipo, no? Perché magari si parlava con un altro, un'altra scuola, diceva come cura, com'è avere. E allora la questione era questa, cioè eravamo dei fenomeni, eravamo qualcosa di strano, non di strano, ma di strano proprio. Scusate. E quindi c'era un atteggiamento di estrema curiosità. E questa estrema curiosità, e dico estrema perché era estrema nel senso che poi presentava anche, anche la morbosità, perché come dire, parlare di razzismo oggi ha una valenza, no? Noi intendiamo, perché poi le parole hanno peso e dipendono molto dalla sovrastruttura che c'è, dal momento in cui si usano. Oggi se parliamo di razzismo parliamo di atti violenti, no? di espressioni violente, però il razzismo è comunque un qualcosa di discriminatorio, cioè un atto discriminatorio che mette in evidenza la differenza di razza, se si può parlare, no? Entrando nell'ottica che si possa parlare di razza, poi si può anche discutere di questo. Grazie di nuovo, grazie.